Dom, 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 dom. Alla fine è arrivata. Sto guardando la nuova videocamera HD, Full HD, che stavo aspettando. Direi che stiamo registrando. Quello di cui voglio parlarvi oggi è strettamente correlato con il mio articolo mensile riguardo il gioco del mese di Asobu Game Love. Bene, questo mese il suddetto articolo non verrà pubblicato. Perché? Perché all'interno di Asobu c'è stata una diatriba su quale dovesse essere il gioco del mese di questo mese, ovvero il gioco del mese di settembre. E sappiamo tutti qual è stato il gioco più votato in generale. Sto parlando di GTA 5. Per la sua magnificenza, per la sua sregolata essenza libera che permette di fare essenzialmente il cazzo che ti pare. GTA è principalmente apprezzato nella nostra generazione per via del cazzeggio, rubare auto, guidare, sparare e, per carità, è tutto molto divertente. Sono quindi qui per spiegarvi perché GTA 5 non è il gioco del mese di Asobu Game Love. Già in precedenza, cioè già da quando GTA si impose come uno dei migliori videogiochi dell'epoca in cui fu pubblicato, già da quel momento l'essenza del videogioco come intrattenimento, come avventura, come ricerca di altro dalla vita reale che non fosse un mero prendere la vita reale e renderla un cazzeggio, cioè un'emozione che c'era un'emozione che era andata persa già in quel momento. Già in quel momento il videogioco in quanto tale stava venendo modificato, rimodellato per rispondere alle esigenze di una società che non si riconosceva più nei pixel di Zelda o in quelli di Super Mario. Il problema quindi non è il videogioco, non è la violenza, non è il realismo. L'industria videoludica quindi è andata modificando il target ed è andata modificando il prodotto rispetto al target modificato. E poi voi lo sapete, noi di Asobu Game Love cerchiamo e cercheremo sempre di promuovere un videogioco, un ideale quasi, un videogioco quasi idealizzato, sì, lo vogliamo idealizzare, che si discosti dalle produzioni parallele, che si discosti da quello a cui ci abitua la televisione, da quello a cui ci abitua il cinema. Un prodotto a sé che non deve essere confuso con nessuno degli altri due. Può, certo, a volte mescolarsi, può a volte anche fondersi con questi due generi, ma non deve trasformarsi. Il videogioco non dovrebbe, almeno secondo noi, trasformarsi in una copia di questi suddetti generi. E il rischio è proprio quello. La concezione che noi abbiamo di videogioco, quindi, non è vecchia, non è antica, e non vogliamo promuovere il meccanismo del ai miei tempi però era meglio. No, non è questo che vogliamo promuovere. Vogliamo semplicemente dire la nostra e farci sentire in un mondo dove il divertimento e l'emozione, la scintilla vitale della produzione videoludica, viene spesso messa da parte per produrre delle fotocopie di film d'azione, di quello che volete, delle fotocopie di qualcosa che abbiamo già visto. Noi non vogliamo quello, vogliamo una avventura, vogliamo un'emozione, vogliamo il divertimento, l'intrattenimento, vogliamo ridere, vogliamo piangere, ma vogliamo farlo in un modo diverso. A me che cazzo me ne frega! Voglio concludere dicendo che con questo video io voglio anche e soprattutto provocarvi, ovvero farvi sentire quali sono le vostre vere emozioni nei confronti del videogioco, che non deve essere, come ho già detto, snaturato dalla sua essenza di videogioco.
Quindi, nel momento in cui voi difendete una posizione, voi state difendendo un'emozione, state difendendo una sensazione, un qualcosa che vi fa sentire bene, un intrattenimento, un divertimento. Pensateci e fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo, se non lo siete, cercando per cortesia, per favore, se vi va, di non essere troppo volgari, che se no mi fate girare i coglioni. Siamo d'accordo? Spero che abbiate compreso che non sto discutendo della qualità di GTA 5, che reputo un bellissimo gioco, molto ben realizzato e portato all'estremo della sua categoria, cioè con tutto quello che un gioco del genere di GTA dovrebbe avere: gli sport, i territori da esplorare, la città, le macchine, il tutto reso con una grafica assolutamente perfetta. Quindi non stiamo discutendo della qualità del prodotto, stiamo discutendo del prodotto, cioè di quello che il prodotto è, di quello che il prodotto comporta e di come si è arrivati al prodotto e di quello che l'arrivo del prodotto ha generato negli altri prodotti. Prodotto. Quindi il videogioco del mese è un videogioco per PlayStation 3 ed è Puppeteer. Per chi non lo conoscesse, Puppeteer è un platform in stile Little Big Planet che ci mette nei panni di un eroe armato di forbici che può modificare le ambientazioni a suo piacimento per proseguire nella storia. È bello da vedere, è dolcissimo, ha una trama essenziale ma tutto sommato bella, è godibile, è divertente, ci farà sorridere, ci intratterrà dandoci delle emozioni. Are you the new boy? I suppose you're looking to get your soul back and hurry home. Well, you'll just have to march those wooden legs up to the Moonbear King's throne room and rescue Calibus from his clutches. Bene, vi saluto. Non so più che dire. Non ho più niente da fare. Torno a studiare statica. Arrivederci. Io amo la mia nuova videocamera, a parte il fatto che ha uno zoom pazzesco, ripeto, pazzesco, oddio vabbè dove fermo la mano, pazzesco, riesco a vedere l'impurità